E allora cominciamo oggi il nostro giro dei campi dal Veneto, dove va in scena lo scontro di cartello tra il virologo Crisanti e il virologo Palù. Ad aprire le danze è proprio Palù con Stop al panico, e ormai chiaro che il Covid è meno letale di tante malattie infettive. Ribatte Crisanti, moriremo tutti. Immediato contropiede di Palù, che a sua volta ribatte: Crisanti non è un virologo, è uno zanzarologo. In difesa di Crisanti si alza però dalla panchina dell'Università di Padova il professor Ursini, mentre il comune leghista di Treviso estrae il cartellino rosso proprio all'indirizzo di Crisanti e nega il patrocinio a un evento culturale che lo vedeva tra i protagonisti, per dire di come si siano lasciati bene lui e Zaia. Intanto a Milano va in pressing il virologo Pregliasco e dice che le misure adottate sono del tutto insufficienti. Non è d'accordo il virologo Maga, secondo cui sono giuste le restrizioni graduali e l'approccio è quello corretto. Per il virologo Clementi invece sarebbe sorprendente se le misure incidessero sull'andamento dell'epidemia, ma comunque il futuro non è così nero come qualcuno ci vuol far credere. Invece per il virologo Galli siamo vicini al punto di non ritorno. Novità dalla Germania con il virologo Drosten, che lancia il circuit breaker, cioè il lockdown corto che spezza il contagio ma non l'economia. Se non si resetta subito il sistema non arriviamo a Natale, ribatte dall'Italia ancora il virologo Crisanti. A Natale ci arriviamo, chiarisce da Torino il virologo Perri, ma sarà comunque un Natale dimezzato. Torniamo però a Milano per segnalare l'esordio del virologo Broccolo, che a pomeriggio 5 ricorda che il virus si replica dove c'è assembramento nei mezzi di trasporto. D'accordo con Broccolo anche il biologo Bucci, che lancia l'allarme: a breve avremo più morti che a marzo. Non concorda per nulla l'immunologo Le Foche, secondo cui i contagiati hanno una carica virale molto bassa, ma non la pensa così l'epidemiologo La Vecchia, secondo cui i contagiati hanno una carica virale molto alta. Sempre l'immunologo La Vecchia sostiene che la situazione è seria ma meno grave di marzo, al contrario appunto di quanto sosteneva il biologo Bucci, che ipotizzava invece più morti che a marzo. Intanto la virologa Chironna dal Policlinico di Bari lancia un appello: chiudere le scuole per fermare il contagio. Netta la risposta dell'immunologa Viola, secondo cui la scuola deve restare aperta perché non è fonte di contagi. Concorda da Berlino l'istituto Koch: le scuole non sono veicolo di diffusione, i contagi avvengono in famiglia o alle feste private. Contro replica del virologo Galli: si è voluto dire che la scuola non c'entra con i contagi, ma questo non sta in piedi. Rilancio nel frattempo di Crisanti: non bastano 300.000 tamponi, ce ne vogliono 400.000. Risposta dei virologi del CTS: basta isteria da tamponi. Ancora da Milano, contropiede del professor Remuzzi: in ospedale ci sono pazienti che potrebbero stare a casa. Nuovo take al scivolato del professor Galli: nel mio reparto solo malati gravi. Ancora infortunato il professor Zangrillo, mentre il professor Bassetti si prepara a tornare in campo e sta ultimando il lavoro di rifinitura dopo le polemiche degli ultimi giorni. Per chiudere segnaliamo però l'appello del virologo Salvini, che tuona su Twitter: per evitare l'intasamento degli ospedali, l'Agenzia Italiana del Farmaco deve riattivare il protocollo di cura domiciliare con l'utilizzo di idrossiclorochina o antinfiammatori idonei. Si tratta di farmaci che possono agire efficacemente contro il Covid, evitando il ricovero nella stragrande maggioranza dei casi. Inoltre, che fine ha fatto la cura al plasma iperimmune? La burocrazia sta rallentando tutto e umiliando il lavoro di medici come il professor De Donno. Agli atti del convegno di virologia su Twitter, la risposta a Salvini arriva dal professor Burioni: segnalo all'onorevole Salvini che le evidenze scientifiche sono concorde nel dimostrare la non efficacia della idrossiclorochina nella cura di Covid-19 e che non esistono prove, nonostante studi internazionali su decine di migliaia di pazienti, riguardo all'efficacia del plasma. E con questo per oggi è tutto, con tutto il virologo minuto per minuto. Cercavamo un po' di chiarezza, per fortuna finalmente l'abbiamo trovata.